Buonasera, buonasera. Oggi è giovedì 6 febbraio 2020 e mancano 4-5 minuti per le ore 17. Lo facciamo un po' in anticipo per questa breve presentazione. Mi confermate che vedete la slide di presentazione e che si sente bene l'audio? A chi può parlare, se me lo può confermare. Ecco, qualcuno. Domenico, perfetto, Ok, vai. Massimiliano me l'ha scritto a mezzo chat, qualcuno ha parlato, va bene, perfetto. Mi presento, mi chiamo Domenico Farina, autore del blog bussolaforexaltervista.org e di diversi canali Telegram tematici sui mercati finanziari, dove sono coadiuvato brillantemente da coamministratori molto bravi, tutto free e senza scopo di lucro. Sono pensionato dal settore creditizio sin da giugno 2010 e tra pochi giorni, il 18 di febbraio compio 69 anni. Dopo tanti anni di attività bancaria con diversi incarichi di responsabilità direttiva, non mi è venuta meno la volontà di continuare a interessarmi dei mercati finanziari e più in particolare del Forex. Ho intercettato nei canali Telegram tanti amici e amiche, che ringrazio, e il caso poi ha voluto che intercettassi il professor Francesco Parigi e il dottor Dario Dax a mezzo Facebook ed è nata una reciproca stima ed empatia, al punto che sono stato destinatario di alcuni ebook a titolo gratuito che hanno dato origine fin qui già a diversi webinars. Ricordo Central Bank, Royal New, Swap Plus e l'ultimo è stato Trading System 4R. L'argomento di questa sera è un ulteriore ebook donatomi e, come recita la slide, andrò a trattare. Vi chiedo cortesemente di silenziare i microfoni e i cellulari come ho fatto io, in modo che la fruibilità di questo webinar possa essere recepita nel miglior modo possibile. Iniziamo. Allora, quindi questo metodo, The Secret of Trend, ideato e scritto dal dottor Dario Dax, ebook inserito a mezzo link formato PDF nell'ebook Special Edition Pacchetto Divergenze di Dario Dax e Francesco Parigi, che poi sarà l'ultimo, diciamo così, webinar che fa parte proprio di questo pacchetto, proprio quello sulle divergenze. Ringrazio per il dono del loro sapere e dopo la loro cortese e gentile autorizzazione replico e divulgo a mezzo webinar il loro lavoro ricevuto gratuitamente, come dicevo prima, e replicato pari modalità con mie aggiunte di immagini ed evidenziazioni, anche un piccolo contributo della mia operatività che ben si sposa con i contenuti di questo webinar. Chi dovesse ricevere l'ebook e o questo webinar previo pagamento, cosa vietata, è pregato di segnalarla a mezzo email professor Franci Parigi @gmail.com. Togliamo l'inizio delle ore 17, se no rimane anche sulle altre slide. Quindi si è tolto. Ok, procedo e vado avanti. The Secret of Trend, questa è una figura presa dallo stesso ebook. Questi sono gli argomenti che andiamo a trattare questa sera. In che cosa consiste il segreto del trend? Il pattern gaussiano, limiti temporali, analisi fondamentale, dati macroeconomici, tutta la verità sullo stop loss, la gestione avanzata e professionale degli ordini, le notifiche push, allarmi, ordini pendenti in limit. Attenzione, non è che cosa sono gli ordini pendenti, limit, perché lo sapete, no? Ma come metterli e dove metterli. Calcolo del tempo di espirazione, pendenza e velocità del prezzo. Inserimento ordine pendente, take profit, livelli chiave in successione, gestione operazione su due livelli, lo scenario completo ed ideale per aprire una posizione buy o sell, nel caso di livelli in successione. Una piccola tabella di riepilogo, tipologie di operatività, money management e calcolo size e la programmazione neurolinguistica. Rinnovo il ringraziamento a Dario e a Francesco.
Leggo il disclaimer, lo leggo molto velocemente. Articolo 1,5 septis del decreto legislativo 58-98, così come modificato dal decreto legislativo 167-2007. Il trading online è un'attività speculativa ad alto rischio, in cui la possibilità di una perdita parziale o totale del proprio investimento è reale. Di conseguenza, non è adatta a tutti i tipi di investitori. Prima di decidere di effettuare investimenti in valute reali, è necessario comprendere a fondo i rischi connessi a tale attività. Considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il proprio livello di esperienza e l'attitudine al rischio, oltre alla propria situazione reddituale e patrimoniale. Tutte le informazioni e le pubblicazioni esposte in questo webinar hanno carattere puramente informativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori del seguente webinar non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai lettori ed ascoltatori e declinano ogni responsabilità nei limiti di legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Segreto del trend. Se siete dei trader navigati, avrete già sentito il motto "The trend is your friend", il trend è tuo amico. Analizzando bene questa frase, non dice che devi operare necessariamente a favore del trend, dice solo che il trend è tuo amico e che quindi è preferibile operare solo se c'è un trend. Se operiamo a favore o contro trend non ha rilevanza, l'importante è che ci sia questo benedetto trend. Si usa dire anche "no trend, non parti", in riferimento alla famosa pubblicità di George Clooney, proprio per evidenziare il fatto che se c'è un trend possiamo tradare. Se invece il trend non c'è, allora è preferibile stare alla larga. Mario ci dimostrerà anche che è molto più facile e profittevole operare contro il trend di breve durata piuttosto che a favore dello stesso. Può sembrare assurdo e paradossale, ma è così, perché puoi sapere con un'affidabilità molto elevata quando il prezzo reagirà su un determinato livello, se ci arriva in un determinato modo per effetto delle liquidazioni, e dopo spiegheremo bene come funziona questo meccanismo che è alla base del trading. Quindi vedete, ci sono delle considerazioni da fare: quando il prezzo reagirà su un determinato livello, se ci arriva in un determinato modo, non è invece stimabile con una buona affidabilità il perdurare di un trend. Tenete presente che su un qualsiasi strumento finanziario il prezzo sale e scende, perché chi acquista prima o poi deve rivendere ciò che ha comprato, seguendo il principio generale dell'alternanza del prezzo per effetto delle liquidazioni, con movimenti ondulatori e ciclici che tendono a ripetersi in maniera più o meno simile nel tempo, le cosiddette montagne russe della borsa che vanno su e giù. Per capire bene questo meccanismo delle liquidazioni, facciamo degli esempi. Supponiamo che Tizio sia un trader istituzionale e che disponga di ingenti capitali. Se ad esempio Tizio decide di convertire una grossa somma di dollari americani in euro, che tradotto in parole da trader online, aprirà una posizione di tipo buy su euro-dollaro e quindi andrà ad effettuare un acquisto su quello strumento. Nel momento in cui poi Tizio deciderà di chiudere la sua posizione buy, essa si trasformerà automaticamente in una equivalente posizione inversa di tipo sell. In quel momento Tizio ha venduto ciò che prima aveva acquistato ad un prezzo differente, e cioè ha nuovamente convertito gli euro che in precedenza aveva acquistato in dollari americani. Vi deve ovviamente essere chiaro il concetto che se apro una posizione buy sulla coppia euro-dollaro, significa che compro euro e al tempo stesso vendo dollari. Qui mi scuso con le persone, diciamo così, che già hanno già esperienza, questo è rivolto in particolar modo ai neofiti e alle neofite. Mentre se invece voglio aprire un'operazione sell sulla coppia euro-dollaro, vuol dire che sto comprando dollari, che è la valuta al denominatore, e nel contempo vendo euro. Se dovete fare un viaggio in America e vi recate in aeroporto, ci sono degli uffici appositi chiamati exchange che scambiano comprando e vendendo le varie valute. Se quindi convertite i vostri euro in dollari, in quel momento inconsapevolmente state facendo trading, e nello specifico avete aperto un'operazione di tipo sell
su euro-dollaro senza usare alcun broker. Supponendo di tornare dopo un mese dal vostro viaggio e il valore, tasso di cambio di euro-dollaro è collassato di parecchi pips, convertendo nuovamente i dollari che vi erano rimasti in euro, potreste avere una bella sorpresa. I dollari che vi erano avanzati dal viaggio valgono molto di più se nel frattempo euro-dollaro è sceso. Viceversa, la sorpresa potrebbe essere molto spiacevole se nel frattempo che voi eravate in viaggio la coppia euro-dollaro fosse salita a tutta forza. Tutto questo era solo per dirvi che comunque le valute vengono scambiate in continuazione e che chi compra prima o poi vende e viceversa. Chi scambia le valute in quantità ingenti per scopo di lucro, se decide di acquistare a un determinato livello un tot di dollari americani, lo farà per poi rivenderli o convertirli nuovamente in futuro per riscuoterne la differenza. Questo lo fanno i traders istituzionali che lavorano per grossi fondi o banche. Il trend è di fondamentale importanza. Non ci interessa la direzione, long o short, ma bensì il fatto che esso ci sia. Il perché è molto semplice. Se ad esempio su euro-dollaro c'è un trend rialzista, significa che c'è un interesse da parte di una categoria specifica di traders istituzionali che stanno convertendo grosse quantità di dollari americani in euro. Nessun trend dura all'infinito, proprio per il discorso fatto poc'anzi. Chi compra poi venderà ciò che ha comprato in precedenza per scopi di lucro. Per assurdo, se per monetizzare non ci fosse bisogno di rivendere ciò che si è comprato, un trend durerebbe all'infinito, perché non avrebbe nessun motivo per fermarsi. Invece il prezzo si muove ad onde, come sulle montagne russe, secondo il principio di alternanza del prezzo, dove in tempi più o meno lunghi sale per poi riscendere, seguendo una ciclica logica di base. Quindi torniamo al discorso del trend. Se riesco a stabilire per assodato che un trend c'è, allora posso sfruttarlo in diversi modi. Questa strategia sfrutta il meccanismo definito di liquidazione. Come spiegato fino ad ora, i traders devono monetizzare le proprie operazioni, altrimenti non avrebbe senso entrare buy o sell su un determinato strumento se poi non chiudo la mia operazione. Per monetizzare le proprie liquidazioni, i traders devono stabilire un punto di uscita dal mercato, il cosiddetto target point o semplicemente target, dove verranno posti i take profit. Cosa succede sul grafico nel momento in cui scatta un take profit di una grossa operazione con ingenti somme di denaro? Si avrà una reazione più o meno uguale e contraria all'operazione aperta in precedenza. Un'operazione buy quando viene chiusa ha un effetto sell sul mercato e viceversa. In teoria, se ad operare sul mercato ci fosse solo tizio, il prezzo sul grafico tornerebbe al punto di partenza nel momento in cui tizio chiude la sua operazione. Il mercato non avrebbe senso con un solo operatore, ci deve essere chi compra e chi vende sempre. È come se al mercato di frutta e verdura tizio acquistasse da se stesso un chilo di mele. Che senso avrebbe? L'effetto della compravendita di un determinato strumento, esempio euro-dollaro, lo si può osservare grazie ai grafici ed è proprio dallo studio del grafico stesso che i traders determinano i punti dove è più conveniente uscire dall'operazione. Susan Taylor, ad esempio, lo chiama punto di panico, dove appunto i traders hanno timore di continuare a mantenere le loro posizioni aperte perché nel recente passato su quel punto si è creata una forte reazione del prezzo con un forte swing a forma di una V normale, qui l'ho colorata in verde per sottintendere per un long, oppure una V rovesciata qui per uno short. E sotto ho messo poi gli esempi. Il target point, i traders che seguono il trend lo piazzano proprio sul punto di panico.
E noi che facciamo? Seguiamo la massa? No, perché in questa strategia non entriamo seguendo il trend, ma entriamo quando gli altri escono dal trend, sfruttando proprio la reazione che il prezzo avrà su quel livello a causa delle liquidazioni dovute alle chiusure, take profit. Paradossalmente non è sempre affidabile entrare a favore di un trend, perché puoi sì definire il punto dove conviene uscire, punto di panico, target point, ma molto spesso i traders chiudono le loro posizioni molto prima del target point, proprio per evitare di spingere il prezzo fino all'estremo del target e vedersi poi invertire il trend prima del tempo. Adesso guardiamo questo grafico. Analizziamo questo grafico e vediamo le varie fasi per determinare quando e come è possibile entrare al mercato con un'ottima percentuale di successo. Allora, per prima cosa si deve formare uno swing, che in questo caso ha una forma di una V normale. Per il caso opposto avrebbe avuto una forma di V rovesciata. Potete ben osservare sul grafico, dove c'è lo swing, il quadratino di colore rosso qua. Il picco di minimo dello swing genera un forte livello chiave psicologico di supporto, dove in futuro, se il prezzo dovesse arrivare dall'alto verso il basso con determinate caratteristiche che vedremo dopo, potrà essere utilizzato con molta probabilità come livello chiave di target point per liquidare una buona parte del trend. Di solito è preferibile usare la chiusura della candela per posizionare il livello, ma in alcuni casi si usano i minimi e massimi delle ombre o punti intermedi, ma lo vedremo più avanti nel dettaglio. Questo swing deve aver generato un forte movimento del prezzo, quindi abbiamo detto ci deve essere lo swing, deve aver generato un forte movimento del prezzo, in questo caso di tipo rialzista, dove il prezzo deve essersi allontanato dal livello chiave, livello di panico, nel minor tempo possibile. Il tempo poi dipende dal time frame, ma deve essere facilmente percepibile ad occhio che nel giro di poche candele il prezzo deve essersi allontanato dal livello. Quindi vedremo più avanti che prenderemo in considerazione per le nostre analisi i tre seguenti gruppi di time frame. Quindi un gruppo 1 che pigli in esame M15 ed M30, un gruppo 2 M30-H1, un gruppo 3 H1-H4. Allora, il prezzo dovrà quindi compiere come minimo almeno 50 pips di distanza dal livello chiave generato se stiamo considerando il gruppo 1 M15-M30, almeno 75 pips se consideriamo il gruppo 2 M30-H1 ed infine almeno 100 pips se consideriamo il gruppo 3 H1-H4. Nella fase successiva si deve realizzare il ritorno del prezzo verso il livello chiave e qui è fondamentale e di fondamentale importanza che accada con un trend ben definito. Le liquidazioni che andremo a sfruttare come reazione del prezzo funzionano con una percentuale di successo molto elevata solo se il prezzo raggiungerà il livello in trend. Se non c'è trend, allora non ci saranno liquidazioni e quindi non ha senso usare la strategia. Quindi osserviamo bene qui. Il trend viene identificato da una prima trend line che voi vedete qui, no? La trend line qui in discesa, ma la fase finale del trend verso il livello chiave, che questo è il livello di target point, deve subire un'accelerazione poco prima di raggiungere il livello. L'accelerazione viene evidenziata da una seconda trend line, che è questa qua, la seconda trend line, con un'inclinazione maggiore della precedente che ha identificato il trend. Qui avevamo il trend in discesa, questo continua la discesa, ma l'inclinazione è superiore. Quindi le ultime candele che raggiungono il livello
devono farlo con un'eccedenza. Vedo qui ci sono, spegnete le telecamere qui, chiudete le telecamere per favore. Daniele, togli la telecamera. Daniele, togli la telecamera. Allora, mi aiuta un attimo Gianfranco per chiudere qui, ci sono sovrapposte. Ok. Allora, ripeto qui, ripeto. Cercate di non farmi distrarre, per favore. Il trend viene identificato da una prima trend line, ma la fase finale del trend verso il livello chiave deve subire un'accelerazione poco prima di raggiungere tale livello. L'accelerazione viene evidenziata da una seconda trend line con inclinazione maggiore della precedente che ha identificato il trend. Le ultime candele che raggiungono il livello devono farlo con un'eccedenza, cioè in iperestensione. Io qui ho riportato il riepilogo delle regole dei pip legate ai time frame. Quindi ricordo M15, M30, 50 pip. M30, H1, 75, H1, H4, 100 pip. Il periodo della media non è molto importante, anzi la media stessa non è necessaria, perché la volatilità la si può semplicemente valutare ad occhio nudo senza aggiungere indicatore sul grafico. In ogni caso, nell'esempio sopra è stata usata una EMA a 12 periodi, anche se per le strategie combo MST ed Active Level Dario ha sempre usato una esponenziale a 21 periodi. Non ha particolarmente importanza usare uno o l'altra, la EMA 12 ha il vantaggio di essere più vicino al prezzo per valutare meglio le eccedenze, mentre la EMA 21 evidenzia meglio anche il trend, ma ripeto che la cosa migliore è non usare proprio le medie mobili e valutare tutto ad occhio, price action pure al 100%. Altra cosa importante è valutare la zona di arrivo libera. Per avere ottime possibilità di avere la fase di liquidazione. Vedete, questa è la zona di arrivo libera. Come abbiamo asserito fino ad ora, il prezzo deve arrivare verso il target point in trend e soprattutto con una bella accelerazione finale. Bisogna fare massima attenzione a fasi di compressione come cunei, bandiere, pennant e triangoli. Se il prezzo giunge nella zona di arrivo con una compressione, allora diventa molto pericoloso entrare, perché nella compressione stessa possono già essersi esaurite diverse liquidazioni, oltre al fatto che il trend ha smesso di persistere e dunque tutto il discorso decade. Ricordati sempre che no trend, no party. Dallo swing in avanti, gli ultimi pips che vanno verso il livello chiave rappresentano la zona di arrivo e il prezzo non deve mai toccare questa zona rossa definita come zona di arrivo, che deve essere libera. È fatta eccezione ovviamente per le ultime due o tre candele che fanno parte della fase finale di accelerazione, che devono necessariamente entrare in tale zona per toccare il target point, il livello chiave. Quanto deve essere ampia la zona di arrivo libera? Ci sono ancora altri numeri. Dipende sempre dal time frame. Per il gruppo 1 la zona di arrivo deve essere libera almeno di 15 pips. Questa zona qua. Per il gruppo 2 la zona di arrivo deve essere libera almeno di 22 pips. E per il gruppo 3 devono esserci almeno 30 pips. Nel grafico sopra è riportato un esempio di zona di arrivo non libera. Il prezzo arriva in trend verso il livello chiave, ma sfiora solo il livello per poi iniziare subito la liquidazione, non permettendoci di entrare a mercato sell per sfruttare tale fase. Successivamente il prezzo risale verso il livello chiave, ma a questo punto tale livello non è più valido, visto che ormai il trend ha già sfocato le liquidazioni. Ciò lo si capisce graficamente dal fatto che
Ormai la zona di arrivo non è più libera, ma è stata occupata appunto dal prezzo in precedenza prima di giungere sul livello. Parliamo adesso del pattern gaussiano che prosegue, no? Come metodo. Altra cosa di cui tener conto è l'estensione massima nel tempo tra la generazione del livello chiave, lo swing, fino al ritorno del prezzo su tale livello per la chiusura del pattern ciclico di tipo gaussiano. Susan Taylor, nella sua strategia, parlava di 30 giorni per il time frame M15 come scadenza temporale, ma osservando ed analizzando i grafici per circa un anno nell'elaborazione di questa nuova strategia ottimizzata, Dario è arrivato alla conclusione che, a prescindere dal time frame usato, il movimento completo del prezzo deve completarsi con un ciclo con forma di campana gaussiana, che vi ho messo qua in fondo come grafico, con un numero di candele che va da un minimo di 50 a un massimo di 400 candele. Quindi non meno di 50 candele e non più di 400. Ma il numero di candele non cambia col variare del time frame. A questo proposito voglio aggiungere una cosa mia personale. Chi sta nei canali semafori, io le ho messe a 1500 periodi per stare ancora più tranquilli, no? Quindi 1500 candele nei vari time frame. Però vi posso dire che, senza sapere sto fatto delle 450 candele che ho appreso leggendo questo libro, io personalmente sul grafico range bar ho messo il semaforo a 500 periodi. Diciamo, qua dice 400, ho scritto 500, e vi posso garantire che ogni qualvolta che il semaforo sui grafici normali va a 1500 candele, io sulla range bar vado a vedere, c'ho la segnalazione di un massimo o di un minimo a 500 periodi. E guarda caso, più delle volte si forma proprio il pattern gaussiano. Campana ciclica, che caratterizza il movimento completo del prezzo unitamente al principio base dell'alternanza del prezzo, che qui infatti stiamo guardando la campana ciclica. L'ultima cosa da controllare prima di aprire l'operazione a mercato è l'assenza di dati macroeconomici a tre tori, le new, che riguardano la valuta interessata sul calendario economico, che se presenti possono influenzare il trend e causare il breakout dei livelli. Di questo ne parleremo nel capitolo successivo. Vediamo ora un esempio di pattern gaussiano inverso, cioè speculare rispetto agli esempi precedenti. In questo caso lo swing che ha originato il livello chiave è di tipo a V rovesciata. Tale livello funge sempre da target point per liquidità, in questo caso il trend rialzista. Se tutte le fasi sono state rispettate, allora si potrà entrare a mercato per sfruttare la fase di reazione dovuta alla chiusura delle operazioni in trend, liquidazione dei take profit di coloro che erano long, no? Poi vedremo in che modo e di quanti pips e come gestire il money management. Analisi fondamentale, dati macroeconomici. Come abbiamo già accennato nella slide precedente, è da evitare tassativamente l'apertura di operazioni con questo tipo di strategia se sono presenti new a tre tori che riguardano una o entrambe le valute interessate della coppia. Alcuni dati macroeconomici sono da evitare nel modo più assoluto. In primis bisogna fare massima attenzione alle new che riguardano le decisioni sui tassi di interesse. Quindi, ad esempio, sul dollaro australiano, AUD, che qui c'è il calendario economico, il giorno 6 novembre 2018 alle 4.30 italiane è stato rilasciato il dato sui tassi di interesse che ha rispettato le attese senza variazione alcuna. Ciò nonostante, il valore del dollaro australiano ha subito un forte movimento, soprattutto nel giorno successivo alla riapertura dei mercati europei ed americani. Questo perché non è soltanto importante il valore che viene rilasciato, abbiamo visto qua a livello di decisioni il tasso è rimasto invariato quando è stato fatto questo, diciamo così, libro.
Quindi dicevo, non è soltanto importante il valore che viene rilasciato, ma l'attenzione principale degli investitori va alla dichiarazione o conferenza stampa, che di solito avviene o allo stesso orario, oppure qualche minuto, qualche ora dopo il rilascio dei dati. Nelle dichiarazioni che vengono fatte, spesso si nascondono indizi sui piani futuri delle banche centrali legati ai valori inflazionistici del paese e di conseguenza ai tassi di interesse da applicare in futuro. È per questo motivo che il prezzo molto spesso parte con molta forza, anche magari in ritardo, con un effetto che può perdurare per più di 24 ore dal rilascio di tale dichiarazione. Ad esempio, anche sulla sterlina, dove non ci sono state variazioni, prima di prendere ogni decisione, sarebbe opportuno aspettare sia il rapporto della Bank of England che il discorso del governatore Carney, che è avvenuto 30 minuti dopo il rilascio dei dati. E scusate se c'è qualche piccolo errore qui nelle slide, ma l'importante è che i concetti siano chiari. Anche sul dollaro americano e su quello neozelandese, le conferenze stampa inerenti alle future variazioni dei tassi e della situazione inflazionistica vengono di solito effettuate 30 o 60 minuti dopo il rilascio dei dati. Stesso discorso anche per l'euro e le altre valute, dove c'è sempre una conferenza stampa dopo 30-60 minuti il rilascio del dato. Per l'euro, ad esempio, c'è quella della BCE, mentre di solito sul canadese anche dopo addirittura 75 minuti. Le notizie sui tassi di interesse sono sempre quelle che causano i movimenti più forti in assoluto sui mercati Forex e di solito ci sono strategie di lungo termine basate proprio sull'analisi fondamentale dei soli tassi di interesse delle banche centrali. A tal proposito vi invito a seguire i webinar su Central Bank, di cui il link che ho elaborato dall'ebook del dottor Dario Dax e Roy Annuti e il professor Francesco Parigi, dove qui è il link che in effetti ho fatto diversi webinar su questo argomento per chi vuole approfondire. Quando capitano notizie sulle variazioni dei tassi di interesse con le relative post dichiarazioni o conferenze stampa, conviene non trattare gli assetti interessati con questa strategia delle liquidazioni. Il motivo è molto semplice: i target point di breve durata perdono ogni valore se magari qualche ora prima o anche il giorno prima sono state rilasciate importantissime dichiarazioni sui tassi di interesse, ad esempio sul dollaro americano, dove il prezzo si muove in un fortissimo trend effettuando anche ripetuti breakout di vari livelli senza rifiatare. Ecco perché in primis bisogna tener conto di questo tipo di dato. Anche le altre new attrattori hanno comunque il loro peso, ma molto spesso non influenzano il prezzo per più di un'ora successiva al rilascio del dato. Quindi per le altre new attrattori basta attendere un'ora dopo il rilascio per poter poi riprendere a trattare normalmente, anche se può capitare che per dati particolarmente sorprendenti che si discostano molto dalle attese l'effetto possa perdurare anche per una giornata o poco più, soprattutto se si tratta del prodotto interno lordo o di dati inerenti a disoccupazione o occupazione. Di solito però dopo un'ora dal rilascio di questi dati si può riprendere a trattare normalmente, fatta eccezione per i dati dei tassi di interesse, dove li conviene aspettare almeno 48 ore dalla conferenza stampa dichiarazione. Allora, in questa slide io, Domenico, evidenzio invece una ulteriore mia personale idea di trattare le news dopo il rilascio, utilizzando un pannello particolare proprio per le news che potete osservare. Per chi vuole approfondire, qui ci sono due link dove ci sono le modalità di come utilizzo questo pannello che possiamo riprendere nella sala operativa per far vedere quando escono le news come trattare dopo le news. In effetti escono dei dati, vengono cristallizzati i cambi di prezzi all'uscita di una new, in modo che vediamo se la tendenza è long o short, andando a guardare tutte le coppie che interessano la new. Non mi soffermo, sennò per, diciamo, è già molto lungo questo webinar. Ho voluto, diciamo, fare una piccola introduzione che riguarda la mia modalità di operare sulle new dopo la new. C'è anche quella di prima della NU, quella è un altro metodo della Royal NU, che si cerca di scontare
le notizie, e quello fa parte di un altro webinar di cui ho messo il link prima. Allora, passiamo adesso a questo argomento. Tutta la verità sullo stop loss, la gestione avanzata e professionale degli ordini. Se sei un trader dalle prime armi, sicuramente sarai stato catechizzato più volte sul fatto di dover assolutamente inserire uno stop loss in macchina per ogni operazione, sempre e comunque, soprattutto stretto e serrato. Quante volte hai sentito la frase "lascia correre i profitti e taglia subito le perdite"? In questa frase si invita in pratica a chiudere le operazioni quando vanno leggermente in perdita e lasciare aperte le operazioni che sono in profitto. Agendo in questo modo, non dico che sia una pratica sbagliata, ma crea due grossi problemi. Primo, percentuale di stop inevitabilmente superiore ai take profit. Impatto emotivo negativo. Vedere tante operazioni chiuse in perdita diventa alla lunga frustrante e si tende a cambiare strategia o a commettere errori per una questione psicologica. Se tagli subito le operazioni in perdita con gli stop loss stretti e serrati, alle minime oscillazioni, chiudi subito in perdita. E col tempo il conto verrà comunque corroso piano piano da molteplici stop loss, uno ad uno contribuiscono anche a peggiorare la situazione psicologica, portando i trader a commettere errori abbastanza frequenti, dovuti alla frustrazione, come ad esempio ingressi multipli in martingala a vari rilanci, col tentativo disperato di recuperare in una sola operazione, magari una serie di operazioni andate in stop loss precedentemente. Più la sequenza di stop loss aumenta e più diventa frustrante con questo metodo. Quindi, cosa fare? Come comportarsi per evitare che accada ciò? Qualcuno potrebbe pensare che basterebbe fare esattamente l'opposto, cioè chiudere i profitti con take profit stretti ed adottare stop loss larghi. Assolutamente no. Sicuramente ci ritroveremo in una situazione in cui avremo tanti take profit e pochissimi stop loss, un vero toccasana per la nostra psicologia, ma il risk reward non verrebbe rispettato, operando quindi con un rischio troppo elevato e con un rendimento atteso troppo basso. A questo punto, tanto vale operare con le opzioni binarie, che se sono vietate, almeno qui in Italia, in Europa. E quindi che facciamo? Gli stop loss stretti non vanno bene. Gli stop loss larghi non ne parliamo proprio. Beh, a questo punto ci si domanda, ma siamo proprio sicuri che lo stop loss sia del tutto necessario? Cos'è lo stop loss e chi lo mette a disposizione? Stop loss, questo nome così candido, viene venerato da molti trader come se fosse un santo, un angelo sceso in terra a salvarci dalle perdite, ma non è proprio così. Lo stop loss è un ordine automatico che effettua l'operazione opposta al take profit, e cioè chiudo la nostra operazione in perdita. Se invece di chiamarlo stop loss lo chiamassimo take loss, non vi darebbe fastidio? Suona male, vero? Il termine take significa prendere. Se io dico take profit, significa appunto prendere il profitto, e a sentire tale parola è molto piacevole. Quando dico stop loss, in pratica sto dicendo fermiamo la perdita, e sono quasi come se fosse una cosa positiva, come se appunto fosse il nostro salvatore. Se anziché chiamarlo stop loss lo vado a rinominare take loss, come ci suona la faccenda? Take loss uguale prendere la perdita. E perché mai dovrei impostare un ordine che mi va automaticamente a caccia di una perdita? Il mio obiettivo è prendere profitti ed evitare tassativamente le perdite. Quindi, rispondendo alla domanda fatta poc'anzi, ma siamo proprio sicuri che lo stop loss sia del tutto necessario? La risposta è no. Però attenzione, seguitemi. Non è necessario, ma c'è un ma bello grosso. L'ordine automatico di stop loss non lo andrò a mettere, ma comunque devo definire un'area rossa che mi servirà non solo per monitorare e chiudere eventualmente l'operazione manualmente in determinate situazioni, ma sarà utile anche come riferimento per calcolare la size dell'ordine d'ingresso. Quindi, in pratica,
non vado ad usare lo stop loss automatico che mi fornisce la piattaforma del broker, ma sì, utilizzerò un'eventuale chiusura manuale, cioè in pratica userò uno stop loss manuale, che però funziona diversamente dallo stop loss automatico. Lo svantaggio principale dello stop loss è che si attiva appunto al tocco del prezzo e quindi basta un'oscillazione eccessiva, magari uno spike dovuto a una new, che nella maggior parte dei casi viene riassorbito, oppure un eccesso momentaneo di volatilità per causare la chiusura non voluta dell'operazione. L'esempio sopra è un classico. Se fai trading da anni, quante volte ti sarà capitato di beccare uno stop loss in questo modo? Ecco, lo vediamo qua, no? Diciamo così l'operazione per chi entrava a sella. L'esempio sopra è un classico. Se fai trading, da quante volte ti sarà capitato di beccare uno stop loss in questo modo? Nel riquadro giallo è stata evidenziata la shadow, l'ombra, che ha causato l'attivazione dello stop loss. Nella maggior parte dei casi sono proprio le ombre che vanno ad effettuare delle false rotture, o meglio ancora, vanno a testare i livelli che noi andiamo ad identificare come stop loss. Per evitarne dunque l'attivazione, una soluzione potrebbe essere quella di distanziarli di un ulteriore range di sicurezza, ma poi ci ritroveremo nuovamente appunto a capo col discorso del risk reward. Lo stop loss in figura è più che legittimo. In questo caso il prezzo ha effettuato una rottura del livello di stop loss confermata dalla chiusura della candela stessa oltre il livello. In questo caso, sì, lo stop loss ci sta tutto. Nel primo esempio lo stop loss è stato causato da un'ombra e se è stato individuato correttamente un livello di resistenza o supporto, nella maggior parte dei casi gli stop loss scattano proprio per colpa delle ombre, quasi nel 70% dei casi, sempre se appunto il livello di stop loss è stato scelto nella maniera giusta. Gli stop loss legittimi, cioè quelli meritati che ci stanno, sono solo il 30%, come quello del secondo esempio con rottura piena del livello. In questo caso lo stop loss non ci brucia prenderlo, perché il prezzo è andato poi nella direzione completamente opposta alla nostra di previsione. Ricordi che si era long, lo stop loss poteva essere questo qua, no? A livello di stop loss. In effetti chi ha valuta l'operazione la chiude sempre a chiusura di candela. Se lo stop loss ipotetico era questo qua e non lo mette, lo tiene in memoria. Poi se l'operazione, facciamo un'ipotesi, fa una spike, quindi la candela poi non chiude e riparte, non l'ha toccato lo stop loss, però se chiude la candela l'operazione manualmente la chiude qua, questo livello qua. Quindi ripeto il concetto: i stop loss legittimi, cioè quelli meritati che ci stanno, sono solo il 30%, come quello del secondo esempio con rottura piena del livello. In questo caso lo stop loss non ci brucia prenderlo, perché il prezzo è andato poi nella direzione completamente opposta alla nostra previsione. Mentre invece nel primo esempio lo stop loss ci brucia, è come se ci brucia, perché subito dopo il prezzo va proprio nella nostra direzione. Fa parte della slide del precedente. Vedete, questo era uno stop loss messo in macchina, ha fatto la spike, ma la candela non ha chiuso oltre lo stop loss. Poi il mercato è andato short. Questo è il senso della spiegazione. Allora, ma se avessimo usato uno stop loss manuale al posto di quello automatico fornito dal broker, come sarebbe andato a finire? Semplicemente andiamo a ridurre del 70% circa gli stop loss, evitando appunto tutte le false rotture o i test dovuti agli spike delle ombre. Ma come decido quanto e come chiudere manualmente un'operazione stop loss? La risposta è come se l'avessimo già data. È il prezzo che ci deve dire quando è il caso di uscire dall'operazione, con un chiaro segnale candlestick di breakout. Nell'esempio 1 che riporto qui sotto, Dario non sarebbe mai uscito dall'operazione manualmente,
avrebbe aspettato un segnale di breakout aspettando la chiusura della candela, segnale che non è mai stato, come vi dicevo prima io, no? Quindi in sostanza questa era una candela, diciamo così, che in effetti è andata long. Qui il sell dell'operazione ingresso era qua, qui dove sto facendo col mouse, lo stop loss era a questo livello qua, l'operazione è scesa, poi dopo ha corretto, è andato sopra, non ha chiuso la candela oltre lo stop loss e è andato a finire qua in basso. Proseguiamo. In questo esempio invece il segnale di breakout ribassista c'è con una chiara candela short. Eccola qua, la candela short, no? Quindi una marubozu, questa qua, una candela estesa, che rompe di netto il livello di supporto che fa da stop loss. In questo caso, anche con l'individuazione di una zona d'uscita stop loss manuale, sarei comunque uscito, ci dice Dad, dall'operazione, evitando perdite nettamente superiori, che se lo faceva correre le perdite erano superiori. È vero che se aspetto la rottura dovrò per forza di cose chiudere a un livello più basso di quello previsto, ma per questo motivo dovremo preventivare nel calcolo della size una tolleranza d'errore dovuta appunto al fatto che lo stop loss manuale non è un livello ben preciso, ma bensì è un'area, una zona, un range, dove valutare l'eventuale chiusura aspettando il segnale d'uscita che il prezzo stesso ci dovrà fornire. Quindi, alla fine risulta che se ho calcolato ad esempio un rischio del 2% per il trade con questo tipo di gestione, che io definisco di tipo avanzato, probabilmente non sarà 2%, ma qualcosina di più, di tipo il 2,1%. Proprio per questo motivo, anziché utilizzare magari il 2%, vado a fare il calcolo della size su una base inferiore, magari l'1,5%, in modo da ammortizzare comunque questo errore. Il risk reward non possiamo definirlo in maniera certa e chirurgica, ma sicuramente cerchiamo di fare in modo che sia sempre a nostro vantaggio, risk reward maggiore o uguale a 1. Ma poi, visto che con questo metodo mi vado a evitare il 70% degli stop loss, chi se ne frega se il risk reward non viene rispettato in maniera tassativa rispetto al preventivato. In alcune situazioni potrei anche accettare un risk reward leggermente inferiore a 1, anche se è sempre meglio evitarlo. L'importante è comunque sempre quello di chiudere il più possibile operazioni in profitto, evitando il più possibile gli stop loss. Passiamo all'argomento relativo alle notifiche push e allarme, molto molto interessante questa parte. Ovviamente operando senza lo stop loss automatico della piattaforma sorge il problema inerente al fatto che non si può seguire H24 sui grafici. Sarebbe improponibile, quindi come fare a capire quando il prezzo arriva in una zona rossa? Per fortuna esistono vari metodi per ricevere gli allarmi, come una sorta di sveglia, che ci mandano una notifica come se fosse un messaggio con un allarme sonoro direttamente sul nostro smartphone. Ormai chi è che non è dotato di smartphone con connessione internet? Le piattaforme di trading hanno incorporate quasi tutti dei sistemi di notifica, solo che spesso è richiesta una VPS, una Virtual Perking Service, come per la MetaTrader. Allora, notifiche, push, allarmi. Esistono molte alternative, come il servizio gratuito Centro Notifiche, che offre il famoso portale Investing.com. Bisogna aprire un account, non si paga nulla, non è un broker, e poi basta scaricare l'app per smartphone per gestire le notifiche con maggiore flessibilità. Esistono poi anche applicazioni e software sia gratis che a pagamento. Basta cercare sui motori di ricerca, ma già questa Investing.com è molto valida. Ecco, vedete qui c'è scritto Domenico. Io ho, diciamo così, ho aperto l'account su Investing e quindi sono andato nella pagina degli alert degli strumenti. Ho messo una notifica euro-dollaro, ho detto avvisami se il prezzo va oltre 1,10,45
e mi è arrivato l'avviso. Eurodollaro ha raggiunto 1,10,46. Questo per farvi vedere come è semplice e facile avere la possibilità di utilizzare questa operatività a livello le notifiche. Ma per chi mi segue, utilizzo anche un pannello degli indicatori, che sono quelli che mi sono fatto costruire dall'amico Marco Fornero, che ha fatto dei pannelli, quindi io utilizzo dei pannelli sulla MT4, oltre, diciamo così, alle notifiche con Investing, perché chiaramente a ogni pannello ho dato un nome per capire poi che tipo di allarme mi arriva. La cosa importante per questi pannelli è metterli tutti sullo stesso cambio. Vedete, sta scritto tutto euro-dollaro come pannello, perché poi se si cambia, diciamo così, il mercato, si cancellano gli alert. Il primo ci metto tutti gli alert sul pattern 80-20. Sul secondo pannello ci metto le candele inside, i pattern armonici, le candele doji, un misto di pattern. Qui è fatto in modo tale che io in sostanza cerco sempre di vendere dai massimi e comprare dai minimi. Chiaramente se qui c'è un euro dollaro, che c'è un prezzo qua sopra sul massimo, sta a significare che la mia intenzione è andare short. Da quest'altra parte un pattern che sta sui minimi per andare long. Questo è. Quest'altra parte invece, quest'altro time frame, questo qua che è in H4, qua invece c'è il pattern zuppa di tartaruga. Da quest'altra parte invece ci sono i prezzi di range, e da quest'altra parte sono informazioni che possono riguardare i livelli di Fibonacci. Coloro che intendono approfondire possono visitare la pagina, questa qua, e vedono io come utilizzo gli alert. Quindi, d'altra parte, poi l'indicatore, in poche parole, arriva un avviso per posta elettronica. Poi tramite un'applicazione Telegram, dove ho fornito anche le istruzioni, questo messaggio viene convertito da posta elettronica, va su Telegram. E questo è un esempio della mia operatività, l'utilizzo di una notifica. Come vedete, nello studio qui c'è un 80-20 ed era GBPCAD. GBPCAD la mattina, quando ho fatto l'analisi nel giornaliero, qui il giornaliero, c'erano tutti i pattern con l'80-20. Se vedete l'80-20, c'è una stellina, anche questo pannello qua lo sono fatto fare da Marco, mi dà l'80-20, gli ho dato le istruzioni e mi ha fatto il pannello. Questa è una candela rossa in discesa, ha una caratteristica particolare, la potete leggere le caratteristiche nel blog. Come vedete c'è una linea viola che io ho messo, questa linea viola mi dà il massimo e il minimo della giornata precedente. Questo è il massimo del giorno precedente e questo è il minimo del giorno precedente. Qui non si vede il rosso perché c'è una spike sopra e una spike sotto. Quando il mercato ha aperto, qui ha aperto, diciamo così, con un prezzo superiore alla chiusura del giorno precedente. Quindi per me questo è un ottimo pattern. Allora, ci sono coloro che hanno anticipato l'ingresso per andare long, perché diciamo che il pattern 80-20 si utilizza molto in due modalità: o si aspetta la rottura e si cerca di entrare dopo se fa un falso breakout, altri invece anticipano. Io non anticipo perché dico, se questi vanno long probabilmente hanno messo lo stop loss qua sotto e quindi vanno a prendere lo stop loss e potrebbe ripartire long. Che cosa faccio? Metto gli alert in quel famoso pannello che avete visto prima, no? Pattern 80-20. Quindi da quest'altra parte è stato messo il pattern 80-20, arriva l'alert. Questo è un alert che arriva nel canale mai attende prezzo. Quindi l'ho denominato pattern 80-20, pattern 80-20, minimo superato, GBPCAD, che è questo prezzo qua di colore viola. E io ho scritto 172332, è stato superato questo minimo. Al momento in cui viene superato questo minimo, Domenico Farini che cosa fa? Questo l'ho chiamato setup primario, quindi prima c'è l'analisi, poi in effetti se aspetto la rottura passo questo prezzo sulla VPS negli alert, se invece il prezzo già è stato toccato mi interessa lo stesso ma non lo posso mettere più nell'alert mai attend prezzo, ma vi dico che cosa faccio,
quello che ho fatto poi qui una volta che ha rotto il prezzo, perfetto, che cosa faccio? Io passo sulla range bar, vedete che il prezzo minimo era questo qua, in precedenza non l'aveva rotto, stava qua, poi invece sono passato alla range bar, ogni box di queste di 8 pips, poi qua sopra mi lascio guidare anche dagli incroci di forza e debolezza, quindi la sterlina, anche questi pannellini qua sono pannellini fatti da Marco Fornero con delle indicazioni di tanti amici che ci ha sviluppato dei delta, delle correzioni. Quindi come vedete qui pattern 80-20 e l'alert di prima 1-7-2-3-3-2, dove andate in mercato? È andata a 1-7-3-167, quindi il mercato short che stava andando long è tornato indietro, poi è ripartito di nuovo long. Questo vedi la modalità di un esito di un'operazione allertata, visto che ci troviamo con l'argomento alert e notifiche push. Non contento, io faccio anche un giornale di bordo quotidiano, questo è un giornale di bordo quotidiano, dove in effetti questa è la mia modalità di pianificazione della giornata. Annotazione allarmi per le new, queste sono le new, quindi l'annotazione su investing delle new, dove uno viene allertato delle new, quindi questo in quella giornata c'erano semplicemente le notizie alle 4:30 del mattino sull'AUD, se ce ne sono due perché erano due allo stesso orario, alle 22:45 New Zealand. Vedendo tutti i pattern con tutti i pannelli, questi sono i pattern identificati per quella giornata. Un attimo che vado indietro, ti spiego un po' come funziona. Qui ho messo i pattern, qui L sta per long, quindi significa che io mi aspetto la rottura di un prezzo sui minimi, e questo è il prezzo di alert. Qui l'aveva già rotto il prezzo, quindi sono passato al range bar. Quando vedete sì, la mattina, quando posto il giornale, vuol dire che un livello è già rotto. Guardate, il caso vuole che GBPCAD 173232, quando l'ha rotto, ho scritto sì. L'ho scritto successivamente. GBP, andiamo a vedere questo qua. Il GBP cut, eccolo qua, andiamo avanti. Poi in effetti da quest'altra parte c'è il piano di trading della Central Bank, che sarebbe quelli a for dello swap, e dall'altra parte invece sono no swap. Quindi annotazione allarme per le new, annotazione dei pattern, inserimento allarme, quindi inserisco gli allarmi, a ricezione c'è sempre la contestualizzazione, pianificazione ordine con rispetto money management, eventuale via di fuga che sarà oggetto di un mio personale prossimo webinar, che vede anche la via di fuga. Quindi idea, pianificazione, strategia per ottenere un successo. Quindi dopo una leggera introduzione ad una mia modalità di notifica, riprendo la spiegazione dall'ebook del dottor Dario Dax. Conviene inserire almeno 4 o 5 livelli di notifica a breve distanza tra loro nella zona rossa per essere sicuri di non volarseli. Magari non toccano e quindi cioè, non sono stati inseriti, li toccano e non siamo abitati. Quindi l'unico problema potrebbero essere le ore notturne, in cui ovviamente si dorme e si è impossibilità ad operare. In tal caso, se non si vuole essere svegliati dalle notifiche durante tale fascia oraria, se proprio si vuole stare tranquilli, si può inserire uno stop loss temporaneo da rimuovere poi una volta svegliati, se l'operazione è già attiva, oppure cancellare il pendente e rimandare al giorno dopo. Così facendo riduciamo il rischio ed utilizziamo lo stop loss come sicurezza psicologica soltanto il meno possibile. Ordini pendenti limit, altro argomento. Questo tipo di strategia, operando sulle correzioni dovute alle liquidazioni e dunque necessariamente contro il trend di breve durata, avrà un rapporto risk-reward di 1 a 1 e non di più, con la caratteristica e il vantaggio di chiudere generalmente le operazioni in breve tempo, dipende comunque dal time frame. Ovviamente nel caso di un'operazione che sfrutterà la liquidazione di un trend rialzista, andrò a mettere un ordine di tipo sell limit, mentre nel caso di un'operazione che sfrutterà la fase di liquidazione di un trend ribassista, andrò a mettere un ordine di tipo buy limit. In alcuni casi vedremo che opereremo a favore del trend principale di medio lungo periodo, ma sempre e comunque contro il trend di breve periodo intraday, per sfruttare appunto la liquidazione di tale trend. Un esempio sopra.
In ogni caso, non è necessario che il lungo periodo sia concorde alla tipologia di operazione da mettere a mercato, però in ogni caso è preferibile avere questa condizione, come sul grafico riportato sopra, anche perché ci permetterà di inserire più livelli chiave in successione. Più avanti ne parleremo. Ripeto che comunque non è fondamentale la valutazione del tempo di medio lungo periodo. Il macro trend visibile riducendo lo zoom del grafico dallo stesso time frame, la cosa importante è valutare le regole viste fino ad ora. Quindi la conformazione grafica con trend a favore spesso coinciderà con quella a livello in successione, di cui parleremo qui di seguito, che vanno considerati come casi a parte rispetto alla casistica basilare di cui abbiamo parlato all'inizio. Nell'esempio del grafico in evidenza, il prezzo compie un movimento di lungo periodo ribassista, questa è la linea in assento, si vede, ribassista. Poi successivamente si forma un pattern gaussiano, uno swing importante seguito da una discesa e una risalita, che ci permette di entrare sell sul livello di liquidazione del trend rialzista di breve periodo. Ripeto ancora una volta che non è importante la valutazione del macro trend, è comunque solo preferibile che sia rispettata dalle condizioni, per il semplice fatto che si hanno maggiori probabilità che il prezzo reagisca, visto che oltre ad avere le reazioni dovute alle liquidazioni, ci potrebbe essere anche le reazioni dovuta al retest del livello, visto come appunto una quota per far ripartire il trend principale. Lavorando quindi contro il trend di breve periodo, non ci aspettiamo movimenti del prezzo molto ampi, di conseguenza conviene usare target molto stretti, di pochi pips, ed ecco perché diventa di fondamentale importanza l'utilizzo del metodo di gestione avanzata senza lo stop loss automatico della piattaforma. Più si lavora in spazi stretti e più le probabilità che un'oscillazione indesiderata vada a rovinare l'operazione colpendo lo stop loss. Ordini pendenti limit. Quindi mettiamo solo il take profit, ma a che distanza lo mettiamo? Come posizioniamo l'ordine d'ingresso? Dipende dal time frame che andremo ad utilizzare. Come anticipato all'inizio della guida, utilizziamo in coppia i seguenti time frame. Primo gruppo, time frame M15 e M30, il secondo gruppo M30 H1, terzo gruppo H1 H4, per chi già se li ricorda. Allora, se uso il gruppo M15 e M30, guarderò entrambi i time frame. Si usano due time frame anziché uno per migliorare il posizionamento corretto dell'ordine pendente. Questa strategia, operando appunto in spazi molto stretti, deve essere molto precisa. Quindi diventa molto importante il posizionamento chirurgico e corretto dell'ordine pendente d'ingresso. Non deve essere né troppo alto né troppo basso, ma nel punto giusto e più efficace possibile. Il time frame più basso, che nel caso del gruppo 1 è M15, serve per effettuare uno zoom dello swing, mentre il time frame più alto, l'M30, deve dare la conferma del movimento complessivo del prezzo col conteggio del numero di candele minime e massime per la valutazione del pattern ciclico e per considerare le chiusure delle candele in caso di breakout del livello di loss. Sullo swing del time frame più basso, in questo caso M15, qui lo swing, dove si genera il punto di panico, andremo a piazzare l'ordine pendente di tipo limit, ma in un certo modo. Ci sono tre possibili livelli dove inserire l'ordine pendente limit. Primo, sul livello di chiusura della candela dello swing. Secondo, sul livello intermedio tra la chiusura e l'estremo del lasciato dello swing, minimo e massimo, sul livello estremo minimo massimo della candela. Lo ripeto,
qui si vede meglio il grafico per vedere i livelli, perché in precedenza il grafico da qui non si vedeva tanto bene, l'ho ripetuto, eccolo qua. Quindi sul livello di chiusura della candela dello swing, sul livello intermedio tra la chiusura e l'estremo dell'asceto dello swing minimo e massimo, sul livello estremo dello swing minimo massimo della candela. Per il gruppo M15-M30, attenzione il setup, se la lunghezza dell'ombra, quindi dell'asceto, quindi del naso, in M15, è compresa tra un numero minimo di 3 pips ed un numero massimo di 15 pips, allora verrà scelto il punto medio, che è uguale alla differenza tra il livello di chiusura e l'estremo dell'asceto diviso 2. Se la lunghezza dell'asceto su M15 supera i 15 pips, allora è sconsigliato operare. Lo swing in questione è molto probabilmente uno spike generato da una nuke, e quindi l'individuazione del punto esatto per posizionare il livello d'ingresso diventa troppo incerto. Se la lunghezza dell'asciato è inferiore ai 3 pip, allora il livello d'ingresso verrà posizionato direttamente sul livello di chiusura della candela estrema dello swing. Quindi, regola 3-15, ok thread. Maggiore di 15, no thread. Inferiore a 3, ok thread. Poi vi rivedrete questo webinar, vi fate lo screenshot di queste cose, oppure cercherò di creare un canale dove metterò le schede sintetiche di questi concetti di setup, in modo di averli tutti a portata di mano, un po' come ho fatto anche per altre cose, in modo che anche io, insomma, essendo tante le slide, dopo i concetti rimangono, però ci sono alcune cose che bisogna tenere ben presente, non si possono tenere poi davanti i fogli, gli appunti scritti, perché all'occorrenza uno come fa? Io mi sposto su Telegram e vado a vedere tutto qua. Qual è il livello giusto per impostare l'ordine pendente? E quindi per il gruppo 2, M30H1, cambiano le regole, quindi senza che ripeto il tutto, per guadagnare tempo, c'è la regola 4-22, ok thread. Maggiore di 22, no thread. Inferiore a 4, ok thread. Quindi i concetti sono uguali a quelli di prima. Se la lunghezza dell'asciato è in M30 è compresa tra un minimo di 4 e 22, allora verrà scelto il punto medio, che è uguale alla differenza tra il livello di chiusura e l'esterno dell'asciato diviso 2. E andando avanti anche per le altre regole. Lo stesso per il gruppo 3, aumentano, diciamo così, il numero della lunghezza dell'asceto per quanto riguarda i pip. Quindi regola 6-30 per quanto riguarda H1-H4, maggiore di 30 non 30, inferiore a 6 ok 30. Questo la ripetiamo. Se la lunghezza dell'asceto in H1 è compresa tra un numero minimo di 6 pip e un numero massimo di 30, allora verrà scelto il punto medio, che è uguale alla differenza tra il livello di chiusura e l'estremo dell'asciato diviso 2. Se la lunghezza dell'ombra su H1 supera i 30 pips, allora è sconsigliato operare. Lo swing in questione è molto probabilmente uno spike generato da una nu, e quindi l'individuazione del punto esatto per posizionare il livello di ingresso diventa troppo incerto. Se la lunghezza dell'ombra è inferiore a 6 pip, allora il livello di ingresso verrà posizionato direttamente sul livello di chiusura della candela estrema dello swing, senza fare tutti questi calcoli. Calcolo adesso del tempo di espirazione, pendenza e velocità del prezzo. Per il corretto funzionamento della strategia vedremo che è di fondamentale importanza il calcolo dell'espirazione dell'ordine pendente. Visto che tale tempo è strettamente correlato con la velocità del prezzo nella fase finale di approccio al nostro livello, livello chiave, dove andremo ad aspettarci la reazione di liquidazione. Spiego meglio questo concetto, perché il tempo di espirazione sta a significare che quando mettiamo un ordine pendente gli diamo una scadenza, quindi non possiamo mettere un ordine pendente, rimane così. Il pendente magari non ci interessa dopo, e questa è l'espirazione.
Sappiamo dalla fisica che la velocità è uguale allo spazio percorso da un corpo nell'unità di tempo. Supponiamo che il prezzo sia una pallina. Voglio lanciare questa pallina contro un muro e farla rimbalzare da questo ostacolo di un certo numero di metri. Per ottenere un buon rimbalzo, liquidazione, devo lanciare la pallina con forza. Siccome la forza è direttamente proporzionale alla velocità, posso allora dire che se lancio la pallina con una determinata velocità, posso ottenere il rimbalzo dal muro sperato. Ragazzi, io sto continuando, ma volevo un feedback per sapere se mi sentite sempre bene a livello, diciamo così, di... Sì, Domenico, ottimo. Grazie, grazie. Andiamo avanti. Calcolo del tempo di espirazione, pendenza e velocità del prezzo. Il muro è il nostro livello chiave, supporto o resistenza, target point. La pallina abbiamo detto che rappresenta il prezzo. Come facciamo a calcolare la velocità? Semplicemente possiamo determinarla grazie al grafico. Sul grafico ci sono due assi cartesiani, x e y. Sull'asse delle ascisse, la x. Eccola qua, c'è il tempo, no? Che scorre il tempo. Mentre sull'asse delle ordinate, y, c'è lo spazio percorso dal prezzo espresso in pips. Osservando il grafico, so già dove è il mio muro, livello chiave, e so anche dove è il prezzo. Posso tracciare una speed line con una determinata pendenza come possibile proiezione ideale del prezzo. È importante che la trend line che andremo a tracciare per determinare la velocità minima abbia una pendenza nella direzione del prezzo che sia superiore alla pendenza del trend dalla quale il prezzo proviene, come abbiamo visto in una slide precedente. Non ha importanza il valore preciso della pendenza. La cosa importante è che sia superiore a quella della fase di trend, in modo tale da confermare che sia avvenuta un'accelerazione rispetto al movimento precedente. In ogni caso è preferibile che la pendenza sia superiore ai 60 gradi. Maggiore sarà la pendenza che scegliamo e minore sarà il tempo a disposizione, perché chiaramente sarà più inclinato. Quindi minore sarà il tempo a disposizione del pendente per attrarsi, il tempo di espirazione basso. Attenzione, in questa strategia circa l'80% degli ordini pendenti andranno in espirazione, cioè in cancellazione automatica prima che si attivino, perché chiaramente noi andiamo a calcolare, diciamo così, un tempo di espirazione con una velocità che abbiamo detto fa parte del metodo, no? Quindi se non c'è la velocità, l'accelerazione, chiaramente significa che c'è una parte di una componente del metodo che non è stata completata. Solo se il prezzo riesce a raggiungere il livello chiave entro il tempo di scadenza e dunque con una determinata velocità, come dicevo prima, si attiveranno a mercato gli ordini, altrimenti l'analisi si invalida in automatico con l'espirazione dell'ordine pendente. Quindi non dovete preoccuparvi se la maggior parte dei pendenti che andrete a posizionare non si attiveranno. È assolutamente normale che su 10 pendenti piazzati su vari grafici soltanto un paio si attiveranno per operare. È una caratteristica di questa strategia e serve appunto per filtrare solo i potenziali trade buoni e scattare automaticamente quelli non buoni. Vedete, tutte le cose che sono state dette in termini di pip, ml, eccetera, dopo ci sono gli accorgimenti statici per poter applicare il metodo. Allora, qui vediamo, osserviamo ora il grafico qui sopra, c'è l'esempio, no? Il punto di intersezione tra la trend line e il livello chiave orizzontale, eccolo qua, livello chiave orizzontale, livello verticale, genera una retta verticale che sull'asse dei tempi ci dà la scadenza esatta per far sì che il prezzo raggiunga il livello chiave con una determinata velocità. Qui adesso state vedendo il prezzo successivamente, voglio dire che è stato fatto dopo, però in effetti questa era la tendenza short. Qui c'è l'inclinazione che è stata fatta
Quindi la scadenza era qua. Quel tempo evidenziato in bianco sotto questa linea qua, che voi non vedete, ma sta qui evidenziato, 24 ottobre 2018, ore 15, è la scadenza che dovremo impostare nell'espirazione del pendente. Se il prezzo non raggiunge l'obiettivo con la velocità predeterminata da noi, allora l'operazione non verrà eseguita. La funzionalità di espirazione è molto utile, ma viene usata molto poco dai trader. Molti la ignorano completamente. Sicuramente chi ci sta ascoltando, di quelli che stanno partecipando, sicuramente la conoscono. Ricordiamoci sempre che l'orario che andremo ad impostare sulla piattaforma è riferito a quello del broker, che non è sempre in fase con il nostro orario. Non a caso io sui miei grafici ho 4 orari delle varie sessioni, quindi quello, diciamo così, pari al PC e quello del broker e anche l'America e l'Asia. Per calcolare il tempo di scadenza ci serviamo del metodo grafico, effettuando l'intersezione tra la speed line, quindi questa qui, trend line competenza, e il nostro livello orizzontale, livello chiave, target point, per determinare la scadenza e l'attivazione dell'ordine pendente limit, in questo caso chiaramente del long. La retta verticale che passa nel punto di intersezione ci dà appunto la scadenza da impostare nell'espirazione. Questa scadenza ci dice che se il prezzo arriva a toccare il livello entro tale arco temporale, allora significa arrivato abbastanza velocemente. Abbiamo detto quando c'era la velocità, aveva significato che cominciavano poi, diciamo così, a uscire fuori dalle posizioni. Se invece il tempo massimo è stato superato, significa che la velocità minima col quale il prezzo doveva arrivare non è stata sufficiente. Ci è arrivato ci arriverà con un'inclinazione diversa, insomma, sarà più lenta. Calcolo del tempo di espirazione, pendente della velocità del prezzo. Vediamo qui sopra figura 1, un esempio di inserimento di espirazione dall'applicazione della MetaTrader 5. Ovviamente soltanto se inseriamo un ordine tipo pendente possiamo inserire l'espirazione. È inutile dire che nel caso di ingresso diretto al mercato non ha nemmeno senso parlare. Cosa vale ad espirare se l'ordine viene aperto al mercato direttamente? Cosa che già sappiamo, sapete tutti voi. Figura 2 al lato dello screen per l'impostazione del tempo di espirazione che su M5 chiama semplicemente scadenza, mentre sull'M4 è ancora presente la vecchia dicitura espirazione, ma sono la stessa cosa. Quando è opportuno inserire l'ordine pendente sul grafico? Ovviamente dobbiamo essere certi che si sia formato un trend. Quindi solo alla fine, cioè poco prima che il prezzo raggiunga il nostro livello, possiamo inserire l'ordine e calcolare l'espirazione col metodo grafico visto poc'anzi. Dipende ovviamente anche da quanta strada pips ha fatto il prezzo. Abbiamo detto prima, no? Viste tutte le condizioni, il setup, dall'origine del livello chiave fino all'estremo dove ha poi invertito per ritornare verso il livello chiave stesso. Allora, nel grafico sopra è riportata la zona dove più o meno conviene iniziare ad impostare l'ordine pendente con il relativo calcolo dell'espirazione. Non è consigliato anticiparsi troppo nell'inserimento del pendente, perché potrebbero crearsi delle compressioni seguiti da breakout che poi non vediamo. La cosa migliore in assoluto sarebbe quella di entrare manualmente o settare il grafico, ma ovviamente è improponibile una cosa del genere, che dovrebbe restare incollate al monitor PC finché il prezzo non tocca il livello. Oppure, eccolo qua, inserire una serie infinita di notifiche per tenere sotto controllo il prezzo. Un po' quello che faccio io, no? Sono pieno di prezzi allertati. Dunque, conviene usare intanto con l'espirazione, ma cercando di metterlo più a ridosso possibile nel livello di attivazione. Lavorando con spazi molto stretti, un altro consiglio che vi posso dare, che ci dà quindi Dario, è quello di non utilizzare broker spread alti e o con limiti di posizionamento degli ordini stop e pendenti, perché altrimenti non si riescono ad aprire i pendenti se siamo troppo vicini con il prezzo attuale
e non riusciamo ad impostare i take profit. Alcuni broker non permettono lo scalping o comunque impostano questi limiti di distanze minime in pips, che possono dare molto fastidio per questo tipo di operatività. Consiglio di Italia è quello di usare un broker di tipo ECN che dia la possibilità di fare scalping, ma in ogni caso sia Dario che io non faccio nome e pubblicità a nessun broker, visto che non ho mai accettato, non accetto neppure dare accettare affiliazione o cose di questo genere. Quindi prima di aprire un conto, se ne avete già uno, chiedete al vostro account manager se ci sono limiti per le distanze minime degli ordini di stop, take profit e stop loss. E per il posizionamento dei pendenti, distanza minima tra prezzo attuale ed ordine pendente. In pratica, il broker che utilizzate deve consentire di poter fare scalping con pendenti e deve dare la possibilità di inserire il tempo di espirazione. Questo fatto del condizionamento dei pip è sorto senza fare i nomi con un amico che la mattina siamo in sala dove stiamo attivando la possibilità di poter fare una copertura delle operazioni aperte short o long con dei calcoli particolari su un foglio Excel che è stato, diciamo così, che io ho segnalato a Giorgio Soffitti. Giorgio Soffitti ha elaborato un foglio Excel dove abbiamo un programma di prezzi che è stato ulteriormente migliorato con la distanza dei pip, però se in effetti ci sono questi limiti è impossibile operare anche con la copertura. E questo posso far, sarà oggetto, come ho detto prima all'inizio, di un prossimo webinar. Cercherò di farlo più precisamente quando l'amico Marco Fornero insieme con Gianfranco riusciranno a fare un indicatore che possiamo mettere sul pannello proprio per la copertura. Allora, take profit. Arriviamo al take profit. Una volta posizionato il pendente con il suo specifico tempo di espirazione, che ha lo scopo di far attivare l'ordine solo ed esclusivamente se il prezzo raggiunge l'obiettivo con una determinata velocità, è arrivato il momento di inserire nell'ordine anche il take profit. Quindi, come vedete, si pensa prima allo stop e poi dopo al profitto. Take profit lo andremo a posizionare a una breve distanza dall'ordine d'ingresso, quindi come dicevamo prima, è di fondamentale importanza che il broker non abbia limiti al riguardo, distanze minime in pips per posizionare l'ordine. La distanza sarà breve, non vi preoccupate perché anche qua ci sarà il numero di pip a seconda di time frame, perché se è pur vero che una reazione ci sarà quasi di sicuro, dovuta ad una quota parte di liquidazioni che molto probabilmente si avranno, non abbiamo però la certezza dell'intensità e quantità di questa reazione. Potrebbe essere forte come potrebbe essere debole. Ed operando contro trend, in ogni caso, meglio non utilizzare obiettivi troppo distanti. Eccolo qua. Prima di impostare l'ordine, dobbiamo sempre assicurarci di aver posizionato bene il livello col metodo descritto in precedenza, di aver individuato un trend con un pattern gaussiano che soddisfi i requisiti di durata e di ampiezza richiesti, senza dimenticarci dell'accelerazione finale e dell'assenza di compressione e new attrattore. Ecco, già questa slide in effetti non fa altro che riepilogare sinteticamente tutto il discorso fatto, dove c'è tutto il succo del metodo. Tipicamente sui time frame del gruppo M15 e M30 andiamo a impostare take profit di 12 pips. Se utilizziamo invece il gruppo 2 con time frame M30 H1, il nostro obiettivo lo andremo a mettere a 18 pips. Mentre invece per il gruppo 3 H1 H4 andiamo ad impostare un obiettivo di 24 pips. Quindi qui ho fatto un piccolo riepilogo: gruppo 1 pip 12, gruppo 2 pip 18, gruppo 3 pips 24. In tutti questi casi lo stop loss automatico non verrà mai utilizzato, ma bensì, come già detto in precedenza, utilizzeremo solo ed esclusivamente la gestione avanzata con chiusura manuale dell'operazione in caso di perdita. Attenzione, per il segnale di chiusura in perdita facciamo riferimento al time frame superiore e aspettiamo la chiusura della candela prima di effettuare la decisione di chiudere o meno l'operazione. Solo se la candela rompe in chiusura
in maniera netta e decisa, con un chiaro segnale, il livello di perdite che noi abbiamo individuato, allora chiuderemo l'operazione. Se il prezzo non reagisce sul livello chiave e continua ad andare nella direzione del trend, subentra adesso la valutazione dei livelli chiave in successione. Avevamo già accennato in precedenza che è possibile sfruttare una conformazione grafica alternativa con macro trend a nostro favore e con più livelli chiave, uno successivo all'altro di breve distanza. Supponiamo di essere in una situazione come quella del grafico appena riportato, dove addirittura abbiamo tre livelli chiave. Siamo in una situazione perché il macro trend valutato nel movimento più ampio da sinistra è un trend rialzista e noi vogliamo sfruttare le reazioni long dovute alle liquidazioni del trend di breve periodo ribassista, quindi trend, diciamo così, più ampio, a un momento il grafico in long, sulle correzioni di prezzo, ripartire nella fase del trend. Supponiamo che attualmente il prezzo si trovi al quadrato rosso, vedi grafico precedente, andiamo a vedere un attimo, grafico precedente, grafico rosso, eccolo qua, il quadratino qui rosso si vede a stento. Dovremmo far conto che tutte le candele dopo ancora non esistano. Abbiamo dunque tre livelli generati da tre swing a V normale. Ricordo che la V normale, in questo caso qua, è per il long, eh? Invece quando è rovesciato è per lo short. Il primo livello individuato, il livello chiave 1, viene rotto dal prezzo. La fase di liquidazione non è avvenuta, ma c'è anche un motivo tecnico che dopo andremo a spiegare. Quello che però volevo farvi notare, che ci fa notare, è che se il prezzo non è reagito su quel livello, significa che i target point per le liquidazioni sono stati posizionati più in basso, e dunque sul livello 2, o addirittura sul livello 3. Questo è 1, 2 e 3. In questo caso il prezzo reagisce sia sul livello 2 che sul 3, ma noi saremmo entrati solo ed esclusivamente sul livello 2 in buy, anche perché la fase di accelerazione è molto più evidente. Vi faccio notare però una cosa. In realtà, analizzando bene il grafico, l'unico punto di ingresso buono è appunto solo il livello chiave numero 2. Sul livello numero 1 non saremmo mai e poi mai entrati, avete già notato il perché e l'avevamo detto prima il perché questo. Osservate il grafico, se vi ricordate abbiamo già detto che se il prezzo arriva verso il livello con una figura di compressione, eccola qua, una figura di compressione, non va assolutamente bene perché la compressione è una fase di indecisione seguita statisticamente quasi sempre da un volto breakout che appunto può portare a rompere il nostro livello. Quindi no trend, no party. Questo esempio ve l'ho riportato appositamente per mettere in risalto la casistica delle compressioni, triangoli, cuni, rettangoli, eccetera. Quindi sul livello 3 non sarebbe stato mai necessario effettuare un ingresso al mercato, avendo già chiuso in guadagni con il livello numero 2. Ricordate sempre tutte le fasi che il prezzo deve compiere prima di aprire un'operazione. Il prezzo deve arrivare in trend, deve esserci questo benedetto trend, altrimenti non si può operare. Ma non basta, il trend deve avere una certa ampiezza minima, deve aver compiuto un certo numero di pips, ma soprattutto nella fase finale il prezzo deve accelerare. Si ripetono qua i concetti proprio per far sì che vengano, diciamo così, sedimentati maggiormente. Sul livello numero 2 il prezzo ci arriva con una bella iperestensione, accelerazione, dovuto proprio a breakout la figura del livello precedente. Se un livello chiave precedente è stato infatti rotto con facilità, è molto più probabile che sul livello successivo ci siano elevate chance che il prezzo reagisca con forza, liquidando buona parte del movimento precedente. Quindi la situazione ideale prevede sempre che ci siano almeno
due livelli chiave in successione, in modo tale che se dovesse fallire la prima operazione per una mancata reazione oppure liquidazione insufficiente, ci saranno probabilità molto maggiori che il prezzo vada a reagire e liquidarsi a un livello successivo, a patto che arrivi con una pendenza a dilatazione molto elevata. Sul livello successivo, dal secondo in poi, non è più necessaria la condizione del trend, nel caso specifico c'è una figura di compressione, ma diventa molto importante l'iperestensione del prezzo, che dopo aver rotto il livello 1 avrà scarse possibilità di rompere immediatamente anche il livello successivo, senza aver fatto prima una reazione che noi andiamo a sfruttare per il nostro trade. Quindi, approfondiamo questa parte. Se il prezzo arriva in trend con accelerazione finale sul primo livello chiave e lo rompe, cosa succede? Il secondo livello chiave immediatamente successivo sarà con molta probabilità il vero target point per liquidare le posizioni. Se non rompe il primo livello, il prezzo lo fa con un breakout derivato da una fase di compressione, ma raggiunge poi successivamente il secondo livello con un'accelerazione elevata, iperestensione, la famosa pendenza. La probabilità che il prezzo abbia la forza di rompere direttamente anche il livello numero 2 senza alcuna reazione di liquidazione diventa molto bassa. Quindi per il solo livello successivo al primo guarderemo solo la condizione dell'accelerazione, ma comunque in ogni caso il prezzo prima della compressione deve essere sceso con un trend. Infatti, riproponendo il grafico qui sotto, dopo abbiamo che dal punto più alto il prezzo scende con un trend ribassista. Eccolo qua. Quindi sul primo livello non effettuiamo nessuna entrata perché nella fase finale il prezzo è andato in compressione, triangolo. Il primo livello infatti subisce il breakout, anche se comunque una piccola reazione c'è stata, il rettangolo rosso, eccolo qua, questo rettangolo rosso qua, ma sarebbe stato comunque troppo rischioso e insufficiente. Sul livello successivo al primo il prezzo ci giunge con un'accelerazione elevatissima ed inevitabilmente reagisce per effetto di una buona parte di operazioni liquidate. Si nota come sul livello 2 il prezzo prima reagisce consentendoci di entrare e sfruttare la situazione con un trade buy e poi successivamente rompe anche il livello 2, ma a quel punto non interessa ciò perché per noi è importante solo che la reazione avvenga per chiudere in profitto rapidamente. Poi se dopo il prezzo vuole continuare la sua corsa in discesa o vuole invertirsi non ci interessa minimamente. Sul livello numero 3, questo è il livello chiave 3, poi la reazione più forte in assoluto, una percentuale maggiore di operazioni short vengono liquidate con effetto long sul grafico, quindi c'è una maggiore pendenza, ma in questo caso specifico il livello 3 non sarebbe stato sfruttato con un'operazione a livelli successivi, visto che abbiamo chiuso in gain già con il livello numero 2. Se avessimo invece considerato solo il livello numero 3 come unico target point, ci saremmo ritrovati nel classico e basilare, e cioè con un solo target point, senza livelli in successione e senza la valutazione del macro trend. Diciamo che nel caso classico lo swing che prendiamo in considerazione in base allo zoom del grafico è un minimo o un massimo assoluto, che genera dunque un solo livello molto forte e univoco. Nel caso invece di livelli in successione generati dal macro trend principale, gli swing sono molto più piccoli e meno forti, perché non sono swing di inversione, ma di ritracciamento. Ma abbiamo il vantaggio del trend e del secondo ed eventuale ingresso, di cui parleremo proprio nel successivo paragrafo. Sul livello chiave successivo, nel caso in cui l'operazione sul livello precedente sia fallita, si può maggiorare leggermente la percentuale di salto da dedicare al trade, ovviamente senza esagerare,
Questo perché le probabilità che la reazione avvenga sul livello successivo sono maggiori proprio in virtù del breakout precedente. Se ad esempio l'operazione numero 1 ho rischiato l'1% del mio saldo, sull'operazione numero 2 posso magari andare a rischiare al massimo un più 30% rispetto all'operazione precedente e quindi l'1,3%. Ovviamente non vado assolutamente ad usare la martingale o rilancio a raddoppio, semplicemente in virtù del fatto che le probabilità sono più a mio favore per la reazione del prezzo. Posso andare a rischiare qualcosina in più. Parliamo di un incremento in questo caso del più 30% della prima size rispetto all'operazione precedente. Quindi se con l'operazione numero 1 ho rischiato 100 euro, con l'operazione numero 2 mi espongo per rischiare al massimo 130 euro, non di più. L'operazione numero 2 in questo caso funge da compensazione, andando a riassorbire la perdita precedente generando anche un piccolo profitto. Attenzione, è importante non commettere l'errore di raddoppiare il rischio con pericolosi rilanci in martingala. Noi qui abbiamo parlato in un'unica operazione successiva alla prima, che prevede solo una maggiorazione del più 30%, ad esempio da 1% all'1,3%, mentre invece la martingala prevede un incremento minimo del più 100% rispetto all'operazione precedente, quindi dall'1 al 2%, oltre al fatto di avere anche più rilanci successivi che aumentano esponenzialmente il rischio, 1, 2, 4, 8, 16, 32%, conto bruciato. Noi al massimo entriamo con una sola operazione di compensazione leggermente maggiorata e solo se c'è un livello chiave successivo a breve distanza con tutte le regole rispettate di cui abbiamo parlato prima. Lo scenario completo è ideale per aprire una posizione buy nel caso di livelli in successione. Vedete quanti bei esempi ci sono? È molto ricco, però è fatto a mio parere molto molto bene. Allora, partendo dall'esempio dell'ultimo grafico riportato, verifichiamo passo passo le condizioni per aprire un'operazione di tipo buy. Lo scenario ideale richiede individuazione di almeno due livelli chiave successivi originati da due swing a V normale, trend di medio-lungo durata di tipo rialzista, trend di breve durata di tipo ribassista con pattern gaussiano, assenza di dati macroeconomici attrattori che influenzano le nostre valute, assenza di figure di compressione prima del livello, trend di breve durata ben definito, accelerazione finale. Solo nel caso in cui una figura di compressione venutasi a generare nella fase finale del trend rompe con un forte breakout di livello 1, sul quale non entriamo assolutamente per via della figura, quella di compressione, il prezzo continua a scendere in maniera iperestesa e con una forte pendenza fino al livello numero 2. Allora possiamo effettuare un ingresso a patto che però in questi casi ci sia un ulteriore livello in successione. Questo perché? Semplice. In questo caso il livello che inizialmente era stato individuato come livello chiave numero 2 viene in realtà utilizzato come se fosse un livello numero 1, visto che il livello che inizialmente era stato individuato come numero 1 non è stato usato per via della figura di compressione. Ho messo in basso qua a destra le figure di compressione. In questo caso potremmo chiamarlo livello numero 1 bis, dove ripeto che la compressione non viene considerata se essa si trova al di sopra del livello 1 inizialmente individuato. Quindi, guardando il grafico tra il livello numero 1 e il livello numero 2, inizialmente così nominati, il prezzo deve giungere al livello numero 2 con un'accelerazione e pendenza molto forte. Solo in tal caso possiamo aprire un'operazione buy con le spalle coperte dal livello numero 3, che funge però in questo caso dal livello numero 2. L'esempio grafico del buy lo abbiamo già visto, ora guardiamo degli esempi per il caso sell. Verifichiamo passo passo le condizioni per aprire un'operazione tipo sell. Mi sentite sempre, ragazzi? Mi sentite?
Mi confermate anche? Sì, sì, Domenico. Ok. Quindi verifichiamo passo passo le condizioni per aprire un'operazione tipo SEL. Lo scenario ideale richiede individuazione di almeno due livelli chiave successivi originati da due swing a bull rovesciata questa volta, trend di medio-lungo durata di tipo ribassista, trend di breve durata di tipo rialzista con pattern gaussiano, assenza di dati macroeconomici a tre tori che influenzano le nostre valute, assenza di figure di compressione prima del livello, trend di breve durata ben definito e accelerazione finale. Vi faccio notare una cosa. Abbiamo detto che non è per forza necessario che il trend di medio-lungo periodo macro trend sia a favore della nostra operazione, come non è nemmeno necessaria la presenza di più livelli chiave in successione. I livelli in successione hanno un limite che è quello di non essere molto potenti, presi singolarmente uno ad uno, perché derivano necessariamente da swing molto piccoli, cioè dai ritracciamenti del trend precedente e non da swing di inversione. Quindi con i livelli in successione abbiamo la possibilità di lavorare a favore del macro trend, ma abbiamo lo scompenso di non poter utilizzare un livello chiave potente, cioè quello che utilizzeremo usando invece uno swing di inversione. Riporto sopra il primo esempio di inizio ebook dove appunto il livello chiave target point è unico e inequivocabile, derivato da uno swing molto potente, quindi non ci sono livelli, avevamo un unico livello e quindi questo è il primo grafico. Nel caso invece di livelli in successione, gli swing potrebbero essere anche meno potenti, stiamo sempre parlando del SEL, ma ripeto che abbiamo il vantaggio di poter lavorare a favore del macro trend e in più abbiamo le spalle coperte da una seconda ed eventuale operazione di compensazione. Al più 30%, in ogni caso non supereremo mai il 2% di rischio per ogni singolo trade. Sul discorso 2% ne parleremo nel prossimo paragrafo dedicato al money management. In base alle opportunità che ci offre il mercato, osservando i grafici, sceglieremo in base ai vari casi se utilizzare il metodo con un singolo e potente target point oppure il metodo con i livelli in successione a favore del macro trend. Tabella di riepilogo. Allora, la minima del trend che origina lo swing. Qui c'è la tabella di riepilogo. 50 pip il primo gruppo, 75 il secondo, 100 il terzo. Zona di arrivo libera, 15 pip primo gruppo, 22 secondo, 30 pip il terzo. Pattern temporale ciclico gaussiano, candele minime, gruppo 1 50 candele. Gruppo 2 50, gruppo 3 50. Candele massime, 400 candele per entrambi i gruppi. Lunghezza minima, ombre per posizionamento livello. Gruppo 1 3 pip, gruppo 2 22. Gruppo minima posizione livelli 3, 4 e 6. Lunghezza massima, ombre per posizionamento livelli 15, gruppo 1, 22, gruppo 2. 30 pip gruppo 3, distanza massima del take profit 12 pip gruppo 1, 18 pip gruppo 2, 24 pip gruppo 3. Quindi nella tabella sopra riportata Dario ha riepilogato i vari parametri in base al gruppo di time frame scelto per operare. Se ad esempio decido di operare un'operazione con gruppo 2, quindi questo gruppo 2 M30 H1, utilizzerò solo i parametri elencati per il gruppo 2. Ecco, questa è una tabella che in sostanza sintetizza ancora meglio le cose che ci siamo detti prima a livello di operatività. Un poco di riassunto. Ricordiamo poi che ci sono due tipologie di operatività. Operatività classica. Utilizzo un unico livello chiave, derivato da uno swing di inversione che ha dato origine a un movimento molto potente. Non prevede una seconda operazione. Seconda, operatività a favore del macro trend con livelli in successione. Si individuano più livelli sul grafico, derivati da swing di ritracciamento del macro trend, con la possibilità di fare una seconda ed eventuale operazione di compensazione.
in macro trend, valutato, guardando il grafico da sinistra, sommato al minimo e a fronte della nostra operatività. Adesso money management e calcolo site. La prima cosa di cui voglio parlare è di come si calcola la site d'ingresso, che è una delle cose più importanti, ma che ho scoperto, questo è quello che ci dice Dario, che pochissimi trader in realtà fanno nella maniera corretta. La formula matematica per calcolare la site d'ingresso non è complicata, ma è abbastanza laboriosa nel procedimento e quindi in molti si scoraggiano e non la applicano. Per fortuna esistono dei software e delle applicazioni completamente gratuite che ci permettono di calcolare in automatico e senza errori la size corretta in maniera molto rapida e precisa. In ogni caso, per una questione di cultura personale, ci riporta il procedimento matematico di seguito con un esempio passo dopo passo. Supponiamo di avere un conto di 10.000 euro e che vogliamo rischiare il 2%, cioè 200 euro del capitale. Supponiamo di entrare in buy su euro-dollaro a tasso di cambio 1,13350 e supponiamo di inserire uno stop loss a 1,12350 a 100 pip di distanza. Il primo passaggio del conto da fare in questo caso è la conversione da euro, il nostro capitale, alla valuta variabile della coppia, quella al denominatore, e cioè dollari americani. Chi vedrà il libro, c'è stato qualche piccolo errore, sta scritto tutto il contrario, valuta variabile, valuta, diciamo così, tutto il contrario, io l'ho corretta. Allora, quindi facciamo la conversione dei nostri euro in dollari al tasso di cambio di quel momento, 200 euro. 1,3350 uguale a 226,70 dollari. Poi il secondo passaggio prevede il seguente calcolo. Valuta base rischiata diviso la differenza tra il punto d'ingresso e il punto d'uscita in loss. Quindi otteniamo dopo 22.670. Quindi la parte finale del calcolo prevede di dividere il tutto per 100.000, che è un lotto. Quindi approssimativamente da 0,22,67 la nostra size per il rischio dei 200 euro famosi è di 0,23, mettendo l'ingresso a quel livello e l'altro che avevamo calcolato era lo stop loss. Per evitare errori e per snellire tutto il processo si utilizza direttamente uno software apposito per il calcolo della size. Una delle tantissime applicazioni che vi posso consigliare è Forex Position Size Calculator, che potete usare comodamente da smartphone e che vi calcola istantaneamente la size che vi serve. In seguito parliamo della gestione del money management, miglior metodo di gestione del capitale che utilizza senza dubbi compounding positivo progressivo, che abbiamo già trattato in altri webinar. Io non mi, diciamo così, ho voluto continuare a inserirlo lo stesso qui con le slide per avere un webinar completo che Daria ha elaborato e di cui ne ha già parlato in altre guide, io anche in altri webinar. Può essere utilizzato ed abbinato a qualsiasi strategia operativa di trading, a patto ovviamente che siano strategie solide e ben dotate. Essendo una strategia prevalentemente dedicata alla gestione del capitale, deve essere affiancata appunto a un'ottima strategia operativa per poter dare dei risultati eccellenti. Questo è lo screenshot preso da il Forex Position Site da internet. Quindi il money management che andiamo ad utilizzare, Dario l'ha definito, ripeto, compounding positivo progressivo. La logica base di questo compounding è una pseudo antimartingala. Attenzione, ha detto antimartingala e non martingala. Martingala, la martingala prevede un incremento della size, di solito raddoppio dopo ogni operazione persa per poter recuperare o compensare l'operazione in perdita, sperando che la successiva, entro un certo limite sequenziale, sia vincente. Se in teoria avessi un soldo infinito potrei operare in martingala con la certezza assoluta di guadagnare, ma nella realtà, non avendo un soldo infinito, non è così. È stato dimostrato che utilizzare la martingala come money management applicato al saldo principale nel lungo periodo porta all'azzeramento del conto con una certezza quasi del 100%.
Provate a fare questo gioco, prendete una moneta e un foglio di carta con una penna, fate il gioco del testa e croce e segnate su fogli i vari esiti. Se esce testa vincete, se esce croce perdete. A ogni perdita raddoppiate la puntata, considerando di avere un saldo di partenza di 100 euro e di partire con la prima puntata da 1 euro, andrà raddoppiato per recuperare i trade persi. Nel breve periodo quasi sicuramente andrete in guadagno, nel lungo periodo però l'azzeramento del conto è garantito. Qui c'è l'esempio, diciamo così, dei quattro colpi. Quindi la prima operazione con payout teorico del 100%, quindi se perdo uno, perdo e perso uno, raddoppio due e perdo anche quello, perdo tre, poi raddoppio due, quindi si va a sommare alle precedenti, perdo 7, ma se vinco, vinco sempre 1 euro. Quindi se faccio la quarta operazione, raddoppio e perdo anche questa, non solo perdo gli 8 euro, ma ho perso anche gli altri, ma se vinco, vinco 1 euro sopra. Quindi rischio rendimento di 15 a 1. Cioè, rischio capitale di 15 euro per un rendimento di solo 1 euro con un rapporto rischio-reward altissimo e svantaggioso pari a 1.15. C'è Massimiliano che mi dice: questa strategia è molto vicina alla tua strategia standard, vero Domenico? Sì, esatto, infatti proprio per questo motivo dicevo, io vado dai mini dai massimi, quindi mi sono trovato molto bene, proprio sposato. Anti-martingala è il metodo opposto alla martingala. Il metodo prevede di incrementare le puntate, raddoppio o incremento. Scusate se mi sto distraendo perché sto cercando di leggere anche questo. Il metodo prevede di incrementare le puntate, raddoppio o incremento percentuale ad ogni operazione vinta e ridurla alla puntata base in caso di perdita. Al primo impatto, per un trader non esperto, questo approccio potrebbe sembrare innaturale e poco efficace. Diciamo che infatti l'antimartingala classica non è molto idonea ad essere usata. La versione modificata che vedremo invece sì. Infatti voglio rispondere a Francesco Cantelmo, il quale dice: per queste regole e spiegazioni non vengono date guardando il grafico, sarebbe tutto più intuitivo. Caro Francesco Cantelmo, chi vi sta facendo il webinar ha anche una sala live trading free dove invito le persone, ma sono sempre pochi quelli che partecipano. Quindi voglio dire, se ti fa piacere, entri in sala e lì vediamo i grafici al durante, con i cambi in movimento, tutto spot. Questo serviva per poter fare un webinar, se no avrebbe portato ancora molto più tempo. Quindi entrando in sala, ci sono tutte le varie strategie, le varie operatività, le varie domande, ci sono i filtri e tutto il resto. Solo mi accorgo che la sala è utilizzata da ben poche persone, sebbene in sala ne sono stati iscritti più di un centinaio. Però ognuno è libero, magari non ha tempo. Quindi la logica che sta dietro all'antimartingala è quella giusta e più sicura. In sé però l'antimartingala classica è troppo pericolosa, visto che ci espone con un indice di rischio troppo elevato e tende a bruciare i guadagni fatti in precedenza in modo incontrollato. Al posto dell'antimartingala utilizzeremo il compounding positivo progressivo, che ha alla base la stessa logica. Il compounding positivo progressivo, che da ora in poi chiameremo CPP, è una via di mezzo tra l'antimartingala e il compounding classico. Questo money management lo applicheremo al saldo complessivo del conto e dunque al money management principale. Funziona in questo modo. Con la famosa formula di Kelly ci calcoliamo l'importo della percentuale da rischiare per ogni operazione. Il risultato della formula lo dividiamo per 5 per avere un valore ancora più sicuro. Adesso qui si parla della formula del Kelly, poi dopo alla fine, voglio dire, il bravo Dario la sintetizza, è solo perché, diciamo sì, da quello che abbiamo visto e ho fatto altri webinar, è molto preciso e ogni spiegazione non è banale, dà anche il metodo. Quindi non vi dovete spaventare, se andate avanti andrete a leggere la formula di Kelly. Quindi si basa su probabilità di vincita, rapporto media vincita, media perdita. Questa è la formula. Quindi dove la W è la probabilità di vincita della nostra strategia operativa ed R è il rapporto tra la vincita media e la perdita media.
Quindi qui c'è tutto il rapporto della formula di Kelly che vi evito, ve l'andate a vedere se vi rivedete il webinar, diciamo, se fermate il grafico e l'andate a sviluppare, perché siamo già a 1:48 di webinar. Andiamo avanti. Quindi il valore di Kelly rappresenta però un dato che considera una strategia con una percentuale fissa e garantita di successo, che nel nostro esempio è del 60%. Nella realtà esiste un fenomeno di trading chiamato drawdown, che rappresenta un periodo più o meno durevole seguito da lunghe sequenze di perdite. Per poter sopportare i drawdown è necessario investire con percentuali ancora più basse, e per questo motivo andremo a dividere per 5 il risultato ottenuto con la formula di Kelly. Ecco come viene poi sintetizzata, no? Quindi anziché usare il 10% utilizzeremo solamente una quinta parte, cioè il 2% del nostro saldo come base di partenza. Il 2% in ogni caso sarà la massima esposizione da considerare per il saldo base, perché è altamente sconsigliato investire con importi superiori al 2%, anche se si adottano strategie con percentuali di successo molto elevato. Perché devo limitarmi al 2% se ho una strategia che fa l'80%? Semplicemente perché il mercato è dinamico, e quindi cosa comporta questa dinamicità? Comporta che da un giorno all'altro una strategia che produceva statisticamente l'80% di profitti può per un periodo più o meno lungo, drawdown, iniziare a produrre molte perdite consecutive. E l'unico modo per sopportare questa situazione è quello di limitare al 2% l'esposizione massima sul money management principale. Supponiamo di avere per esempio un conto complessivo pari a 100.000 euro. Calcolo con la formula di Kelly il valore massimo da rischiare con la mia strategia e alla fine divido per 5 per mantenere un margine di sicurezza superiore per affrontare il drawdown. Ma adesso, a prescindere dai calcoli effettuati con la formula di Kelly, perciò non l'ho voluta ripetere, abbiamo deciso che il rischio massimo che andremo ad usare per sicurezza sarà del 2%, e quindi significa che vado a calcolare il rischio delle mie operazioni con un massimo del 2% del mio saldo. Quindi su 100.000 euro vado a rischiare al massimo 2.000 euro. Se il nostro saldo cresce, quindi prestate attenzione a questo, se il nostro saldo cresce e supera il valore iniziale, considero per i trade successivi sempre il 2% del saldo iniziale più il 10% della parte eccedente guadagnato fino a quel momento, dove K percentuale è la percentuale di Kelly che dobbiamo dividere per 5, come detto prima, e rappresenta la percentuale massima da rischiare nel nostro saldo iniziale. In ogni caso, ricordiamoci di non superare il 2% a prescindere dalla forma di Kelly. Quindi il guadagno sarebbe il 10% della parte guadagnata. Il primo saldo iniziale è di 100.000 euro. Uso il massimo il 2%, cioè 2.000 euro. Dopo una settimana il mio saldo sale a 105.000 euro ed uso il 2% del saldo iniziale, cioè sempre 2.000 euro, visto che il saldo iniziale era di 100.000. In più aggiungo il 10% della parte guadagnata e quindi aggiungo il 10% di 5.000 euro, cioè 500. Quindi in sostanza l'importo massimo da rischiare sarà uguale a 2.000 più 500, cioè 2.500 euro. Il mio saldo iniziale è 100.000, uso il 2%, 2.000 euro, un mese dopo il mio saldo sale a 180.000, ne uso il 2% del saldo iniziale, cioè sempre 2.000, visto che il saldo iniziale era di 100.000, e in più aggiungo il 10% della parte guadagnata, e quindi aggiungo il 10% della parte guadagnata e quindi 8.000 euro. In totale l'importo massimo da rischiare sarà 2.000 più 8.000 uguale a 10.000. La logica base che sta dietro a questo tipo di money management è simile all'anti-martingale, cioè più guadagno e più investo. Semplicemente utilizzeremo... Ah, questo è il caso, ma se invece le cose dovessero mettersi male... Semplicemente utilizzeremo sempre e solo il 2% del saldo iniziale, anche se il valore del capitale scenderà di sotto di 100.000 euro. Ad esempio, il mio saldo iniziale è di 100.000 euro, quindi uso il 2%, cioè 2.000. Supponiamo che dopo un mese il saldo scenda a 90.000,
Per questo tipo particolare di compounding utilizzerò sempre solo il 2% del saldo iniziale e quindi sempre 2.000 euro, che sono riferiti in questo caso al saldo iniziale di 100.000 euro, con l'intenzione di recuperare quanto prima quello che uno ha perso. È una via di mezzo, questo money management, tra il compounding classico e l'antimartingala. Il compounding classico utilizza una percentuale fissa del saldo istantaneo. Per esempio, il mio saldo è di 100.000 euro, così 2%, 2.000 euro. Se il saldo aumenta e va a 180.000, il 2% di 180.000 è 3.600. Mentre il compounding positivo progressivo avremmo investito 10.000 euro, come l'esempio di prima, sfruttando anche il 10% della parte guadagnata. La parte guadagnata non rappresenta un rischio grave per il nostro saldo, perché non fa parte del nostro patrimonio iniziale, ma è un'eccedenza che abbiamo ottenuto dalla nostra operatività di trading. Per questo motivo, con il CPP, compounding progressivo positivo, questa eccedenza in guadagno, spingendo sull'acceleratore con un bel 10%, solo appunto sulla parte eccedente al nostro saldo, mentre su ciò che fa parte del nostro patrimonio, i soldi che abbiamo messo noi, limitiamo le size sempre al massimo del 2%. La logica è quella di rischiare sempre il minimo dei nostri soldi e azzardare invece qualcosa in più sulla parte eccedente ottenuta con i guadagni precedenti. Nel compounding classico, in caso di saldo inferiore a quello iniziale, si userà il 2% del saldo istantaneo. Quindi il mio saldo iniziale è 100.000 euro, uso il 2%, cioè 2.000. E se il mio saldo diminuisce a 70.000, uso il 2% di 70.000 e quindi 1.400 euro. Questo tipo di money management, compounding classico, è molto conservativo e diventa molto difficile perdere capitale, ma di contro produce pochi guadagni e in maniera lenta. Invece il compounding positivo progressivo è un money management avanzato, perché andiamo a sfruttare la progressione positiva incrementando la size, utilizzando soprattutto la parte eccedente del saldo. In pratica è come se investissimo senza usare i nostri soldi. Sì, sembra strano detto in questo modo, ma in pratica è così. Questo sistema sfrutta le fasi operative che generano utili per incrementare le size degli investimenti nel momento buono, utilizzando però come buona parte del capitale soldi eccedenti, intaccando il meno possibile il nostro capitale che abbiamo messo a disposizione. Qui c'è una tabella di comparazione, dove in questa tabella si nota subito la comparazione tra un money management gestito con un classico compounding e un altro gestito con un compounding migliorato con la progressione positiva CPP. Quindi salta all'occhio dalla tabella che l'importo da investire calcolato col compounding positivo progressivo sale molto di più rispetto al classico in fase di progressione positiva. Inoltre, nella fase negativa, l'importo da investire viene gestito in modo fisso col 2%, riferito al saldo iniziale non istantaneo, mantenendo un importo costante di investimento con un rischio comunque contenuto. Quindi, per concludere questo discorso, il compounding positivo progressivo ha un'aggressività superiore al compounding classico, sia nella fase positiva di guadagni che in quella negativa di perdita. Rispetto però all'antimartingala, la gestione del capitale è molto più conservativa, consentendo di gestire e sfruttare meglio le eccedenze dei guadagni frazionandoli solo al 10% anziché al 100%. In definitiva, il money management compounding positivo progressivo rispetto al compounding classico consente di incrementare in maniera più rapida e consistente il capitale, se accompagnato da una strategia operativa valida e solida, con ottime percentuali di successo e basso drawdown.
mentalità vincente, psicologia e programmazione neurolinguistica. Quindi l'ebook di dottor Dario Dax si conclude con questo capitolo. Questo capitolo non l'ho trattato con le slide perché ho fatto proprio un webinar a parte, proprio se andate e cliccate sul link di su YouTube trovate tutto l'argomento relativo alla PNL, programmazione neurolinguistica. Quindi vi risparmio altri slide, avrete tempo di vedere in un'altra occasione dedicandoci altro tempo. Detto questo, il webinar termina qui, con l'auspicio che sia stato di vostro gradimento, con rinnovati ringraziamenti ai partecipanti e all'autore, dottor Dario Dax, al professor Francesco Parigi, che ha incluso, ragazzi, silenziate i microfoni, siamo alla conclusione, non si parlava prima e sento adesso prima della chiusura, per cortesia. Quindi, ripeto, termina qui con l'auspicio che sia stato di vostro gradimento, con rinnovati ringraziamenti ai partecipanti e all'autore dottor Dario Dax, al professor Francesco Parigi, che ha incluso questo argomento nel trattato special edition pacchetto divergenze Dario Dax e Francesco Parigi, che sarà oggetto di un webinar a parte. Così concludo la parte. Mi dite se avete sentito, in modo che ci salutiamo? Assolutamente sì. Ok, allora cari ragazzi, amici, vi ringrazio per la partecipazione. Io chiudo qui la registrazione rinnovando i saluti. Chi vuole rimanere in sala può rimanere, poi dopo Gianfranco, io tolgo diciamo così il link dai vari gruppi dove l'ho messo, in modo che poi puoi tranquillamente poi rimettere. Vabbè, io mo ridò la parola a tutti. Ok.